I saluti e ringraziamenti già fatti dal Presidente, in particolare al Sottosegretario dell'Ambiente, onorevole Degani, all'Assessore Marino, al Presidente De Rosa, qui presente, ai colleghi, direttori generali delle agenzie regionali per la protezione ambientale che con noi costituiscono e fanno parte integrante del sistema a cui prima il Presidente accennava. Voglio anche ringraziare l'UNICEF che ci ospita. Il Presidente diceva che non è la prima volta che siamo ospiti in questa saletta auditorium, e le scelte delle nostre location, pur nel rispetto dei vincoli e delle procedure di legge, avviene sempre però con destinazioni o su istituti che hanno anche delle funzioni simboliche, perché centri di conoscenza, perché come in questo caso anche in qualche modo rappresentanti di un mondo di solidarietà e di beneficenza che ci piace ricordare anche e soprattutto in questo periodo. E premetto ciò che si dovrebbe fare alla fine, cioè ringraziamento veramente sentito ai colleghi dell'ISPRA. Farei solo un torto se ne citassi uno o qualcuno nominalmente. Mi prendo solo la possibilità di farlo su tre persone: l'ingegner Cirillo, che coordina poi il suo servizio all'interno del Dipartimento, che temporalmente ho il piacere di leggere i lavori del rapporto sulla qualità dell'ambiente urbano, i colleghi dei servizi comunicazione, web e stampa per l'organizzazione dell'evento. Ovviamente, ringraziando Ciro, ringrazio tutti i colleghi, che tecnologi, ricercatori che hanno collaborato alla stesura di questo rapporto, e permettetemi un ringraziamento particolare al collega Taviganti, che è qui vicino a me e che mi assiste tecnicamente in questa lunga carrellata. Bene, ciò detto, non posso non dire il piacere che oggi provo nel presentare il decimo rapporto ISPRA sulla qualità dell'ambiente urbano, che ormai, come è stato ricordato anche dal sottosegretario, da 10 anni pubblica e aggiorna la migliore informazione ambientale. Ci teniamo molto a dire che si tratta della migliore informazione ambientale disponibile a livello nazionale sulle aree urbane. Abbiamo articolato questo rapporto in 12 capitoli corrispondenti ad altrettanti grandi temi ambientali, in particolare il consumo di suolo, l'acqua, la qualità dell'aria, la biodiversità urbana e molti altri aspetti fondamentali della qualità della vita nelle nostre città. Il rapporto quest'anno è disponibile solo online, non abbiamo più fatto la pubblicazione cartacea per evidenti anche ragioni di praticità e anche di economia, e quindi lo potete trovare sul nostro sito, corredato quest'anno dal focus dedicato alla città e alla sfida dei cambiamenti climatici. Abbiamo inoltre realizzato solamente questo, un piccolo volume cartaceo, l'ambiente urbano, conoscerne e valutare la complessità, che propone in sintesi una lettura agevole, ci auguriamo, integrata e sintetica dei dati del decimo rapporto. Rispetto all'edizione dello scorso anno, abbiamo inserito altri 13 capoluoghi di provincia con una popolazione superiore a 50.000 abitanti, includendo Asti, Savona, Varese, Pordenone, Lucca, Viterbo, L'Aquila, Benevento, Matera, Cosenza, Ragusa, Olbia e, credo in maniera non del tutto casuale, Lecce. Andiamo avanti. Voglio proporvi una prima analisi integrata dei principali temi ambientali nei 73 comuni capoluoghi italiani oggetto della nostra indagine, con il proposito di far dialogare tra loro tutte le componenti ambientali indagate. Io credo, e noi come Istituto Superiore crediamo, che popolazione ed economia, suolo, natura, inquinamento atmosferico ed acustico, mobilità e rifiuti non siano argomenti o settori indipendenti tra di loro, e quindi solo una lettura trasversale dell'ecosistema urbano potrà contribuire non solo a politiche ambientali più efficienti, ma, come diceva prima anche il sottosegretario, ad una maggiore, complessivamente maggiore considerazione della componente ambientale nelle altre politiche di settore. In questa presentazione riporterò in maniera sintetica, anche se poi in definitiva così sintetica purtroppo non sarà, concentrata alcuni contenuti di questo rapporto. Poi è ovvio che invito tutti voi ad approfondire i vari temi scaricando e prendendo nota dei vari capitoli anche attraverso il nostro sito. La valutazione dell'ambiente urbano è materia, come dicevamo, inter- e multidisciplinare, e necessita di una informazione scientifica solida e adeguata per basare sia l'analisi dello stato di fatto quanto la previsione di scenari futuri. A tal fine abbiamo voluto procedere ad una disamina dei modelli e delle metodologie adottate dalle principali fonti internazionali e nazionali, nell'intento di analizzare lo stato dell'ambiente a varie scale, ivi inclusa la scala urbana, e fornire quindi conoscenze ai cittadini ed al decisore strumenti utili alla valutazione degli impatti delle politiche sullo stato dell'ambiente. Ne emerge un quadro ricco di modelli analitici, di approcci metodologici e di indirizzi strategici per la valutazione ambientale, che sono stati adottati a livello internazionale e nazionale, ma al contempo anche una serie di considerazioni a nostro parere rilevanti. La prima, che
L'analisi dei principali documenti di valutazione ambientale mostra una base informativa presente a livello internazionale ed europeo sullo stato dell'ambiente alle varie scale territoriali decisamente vasta. La scala urbana compare sia come macrotema specifico nei rapporti appositamente dedicati alla valutazione dell'ambiente nelle città, sia come aggettivo spaziale di alcuni indicatori ambientali all'interno di valutazioni più generali. Questo conferma la presenza di una dimensione urbana da cui non possiamo prescindere nelle analisi e nelle valutazioni dei temi ambientali e probabilmente dalla quale occorrerà partire per risolvere alcune o la gran parte delle criticità. Un'altra considerazione riguarda la necessità di superare la lettura settoriale delle singole tematiche e favorire, come ho detto prima, un'analisi integrata e di sistema capace di una lettura trasversale. Ancora un'altra considerazione sta nel fatto che i temi e gli indicatori che ormai nella nostra decennale esperienza abbiamo individuato nella lettura dell'ambiente urbano compongono un universo informativo in larga parte condiviso dalle altre esperienze di reportistica scientifica in campo ambientale che abbiamo analizzato, ma allo stesso tempo questo prodotto, questa rassegna, fa emergere la peculiarità del set di indicatori ambientali urbani di ISPRA, per certi versi articolato su temi strettamente ambientali e peraltro, come è stato già ricordato, anche ricco di informazioni sulle componenti socio-economiche. In questa slide vi proporrò alcuni aspetti demografici e partirò dal 1950. Mentre 65 anni fa il 30% della popolazione mondiale viveva in aree urbane, nel 2014 tale valore si attesta a circa il 54% e si prevede che nel 2050, quindi 100 anni dopo il dato iniziale a cui facevo riferimento, la frazione di popolazione sarà pari al 66%, fonte Undesa 2014. Per questo motivo gli aspetti demografici ed economico-produttivi sono tra le variabili che più direttamente agiscono sull'ambiente attraverso flussi di materia ed energia, il movimento di persone e cose dentro e fuori la città che noi vogliamo considerare un vero e proprio organismo. Non a caso continua ad essere quello demografico il criterio guida nella selezione dei comuni da analizzare. In questa mappa tematica potete vedere i 73 comuni capoluogo di provincia con popolazione maggiore a 50.000 abitanti e capoluoghi di regione oggetto del rapporto. Dall'analisi dei dati risulta che il 27% della popolazione totale del paese, quindi oltre 16 milioni di persone, risiede in questi 73 comuni. La superficie occupata corrispondente è pari al 5% della superficie italiana nazionale. Nel 2013, dei 73 comuni esaminati, 27 contano oltre 150.000 abitanti e tra questi 6 comuni più di 500.000. Roma e Milano ovviamente superano il milione di abitanti. In tema di popolazione, Roma è il comune più grande d'Italia con 2.863.322 cittadini residenti. Il decimo rapporto presenta però una importante novità. Viene posta attenzione particolare a suddividere gli indicatori, laddove possibile e laddove abbiamo ritenuto che ciò abbia senso, in base alla differenza di genere. Infatti, in seguito alla quarta conferenza mondiale sulle donne tenuta a Pechino nel 1995, il Consiglio europeo aveva, come è noto probabilmente alla gran parte di voi, elaborato una serie di indicatori disaggregati per genere che sono pubblicati da Eurostat. La componente femminile, oltre 8 milioni di donne, è pari al 52,5% del totale e maggiormente rappresentata rispetto a quella maschile nei 73 comuni che abbiamo indagato. Il rapporto cosiddetto di mascolinità è pari al 90,5% ed è leggermente inferiore al valore nazionale che raggiunge il 94,2%. Ancora qualche considerazione sulla densità e sulla dinamica demografica. Data la forte eterogeneità geografica e socio-economica della nostra penisola, la densità della popolazione nei 73 comuni è decisamente eterogenea, come potete vedere dal grafico che abbiamo riportato in questa diapositiva. Non è proprio facilmente leggibile, ma insomma si riesce in qualche modo ad intuire. Il valore minimo si registra all'Aquila con 149 abitanti per chilometro quadrato, mentre anche per il 2013 i valori più alti si registrano a Napoli con 8.310 abitanti per chilometro quadrato, seguito da Milano e Torino. Guardando il dato nazionale, pari a 201,7 abitanti per chilometro quadrato, 68 di questi 73 comuni presentano un valore superiore alla densità media italiana. Andiamo avanti, ma quello che a mio avviso appare ancora più interessante è mettere in relazione le dinamiche demografiche con le trasformazioni che queste dinamiche producono sul territorio. Nel grafico che stiamo proiettando in questa diapositiva vengono riportate le percentuali di crescita demografica registrate sia nel comune capoluogo che nei comuni della relativa provincia, il primo contrassegnato dal colore blu, il secondo dal colore rosso, nel decennio 2001-2011. L'analisi mostra come nell'insieme delle 14 città metropolitane, con l'elenco per non tediarvi, alla diminuzione di popolazione del capoluogo,
circa meno 0,8%, corrisponde un marcato incremento nei comuni della corrispondente provincia, pari a un 6,2% complessivo. Nelle 59 restanti aree urbane, i capoluoghi registrano un incremento del 2,7% e insieme alle province fanno registrare un incremento del più 6,6%. L'analisi dei dati successivi all'ultimo censimento generale del 2011 sembrano indicare per il periodo gennaio 2013-gennaio 2014 una certa variazione di tendenza con una crescita della popolazione in 69 dei 73 capoluoghi e nella totalità delle province considerate, dovuta anche all'incremento annuale della popolazione nazionale che ha superato il milione di unità di incremento. Si tratta quindi di processi redistributivi della popolazione che producono una riorganizzazione delle funzioni territoriali, o dovrebbero produrla, traducendosi spesso in consumo di suolo, in aumentate esigenze di mobilità, ovvero in purtroppo depauperamento del capitale naturale e incremento dei fattori di pressione ambientale. Un indicatore significativo della pressione che il settore produttivo esercita sull'ambiente è il tasso di crescita delle imprese, come abbiamo riportato nel grafico che state vedendo. In Italia nel 2013 sono nate 384.483 imprese, circa 600 in più rispetto al 2012, crescita che però non compensa il calo subito negli anni precedenti, che rispetto al 2007 sono diminuite del 11,8%, ed è anche purtroppo cresciuto il numero di aziende che hanno cessato l'attività, che nel 2013 sono state oltre 370.000. Purtroppo il nord-est è il saldo negativo più alto, in quanto pur in presenza di città con un saldo positivo ha perso oltre 6.000 imprese e ha registrato un tasso di crescita del meno 0,6%. Nel centro Italia il tasso di crescita raggiunge un più 0,7%, cui contribuisce in misura maggiore il Lazio col più 1,4%, ed è rilevante in questo contesto il peso di Roma e provincia, mentre il sud raggiunge un più 0,3%. Occorre tuttavia precisare che nel nord-ovest l'unica regione con un saldo positivo è la Lombardia, più 0,7%, che con quasi 1 milione di unità è la regione con lo stock di imprese più alto. Questo si deve soprattutto al tasso di crescita di Milano e della provincia, che con il più 2,1% registrato è il più elevato del paese. Nel nord-est, anche per dare un dato positivo, se così vogliamo dire, la regione con saldo positivo sotto questo aspetto, l'unica regione è il Trentino-Alto Adige, che ha registrato un aumento di 169 imprese. Su scala nazionale, dei neoimprenditori, il 93,3% è italiano e il 77,4% scusate, il 71,4% appartiene al genere maschile, con un'età compresa tra i 41 e i 51 anni, mentre il 23,4% ha meno di 30 anni. Complessivamente il 40% dei nuovi imprenditori ha meno di 35 anni. Un contributo significativo al settore produttivo è dato però, o anche direi per fortuna, dall'imprenditoria femminile. Il numero maggiore di imprenditrici donne si registra nelle imprese individuali. Benevento è la provincia con il tasso più alto di imprese individuali, la cui titolare è di genere femminile. La provincia con il tasso più basso è invece Monza e Brianza, seguita da quella di Reggio Emilia. Le 73 città oggetto di indagine racchiudono le principali, qui passiamo al turismo. Scusate, racchiudono le principali mete turistiche italiane ed è bene quindi valutare come questo straordinario fenomeno di conoscenza e arricchimento possa generare impatti sull'ambiente urbano. Gli indicatori specifici di livello comunale e provinciale possono dunque fornire informazioni utili ai fini della valutazione degli impatti dell'attività turistica sull'ambiente, in particolare la disponibilità recettiva, i flussi turistici, l'incidenza sulla produzione dei rifiuti. Fattori che generano un ampliamento temporaneo della popolazione e che può comportare problemi legati alla qualità della vita, incidendo su viabilità, sicurezza, depurazione, smaltimento rifiuti e quant'altro. Dal 2008 al 2012, nell'insieme delle 73 città, aumentano le strutture turistiche con esercizi alberghieri che crescono del 2,4% e gli esercizi complementari del 27,2%. Dall'analisi del tasso di recettività calcolato come numero di posti letto totale ogni 100.000 abitanti, le città che nel 2012 si confermano con una densità maggiore di quella nazionale sono 8 e vanno da Rimini con 52.134 posti in più a Pesaro con 9.432 posti in più. Dal 2008 al 2012, quindi complessivamente, nelle 73 città considerate il tasso di ricettività è aumentato del 5,1%, quasi 4 punti percentuali in più rispetto a quello registrato a livello nazionale. Per quanto riguarda i flussi turistici, anche nel 2012, nelle province di Bolzano, Rimini e Venezia, si registrano i valori più elevati dal punto di vista arrivi abitanti e presenza abitanti, notevolmente superiori a quelli nazionali.
Nel 2012 la permanenza media è diminuita in quasi tutte le province, mantenendosi in 30 di esse su valori superiori alla media nazionale e nelle restanti 42 al di sotto di esse. È tipico del cosiddetto fenomeno del turismo short break. È necessario quindi promuovere forme di turismo sostenibile atte a salvaguardare i fattori naturalistici e ambientali, e in questo senso vogliamo ricordare il marchio di qualità ecologica Ecolabel Unione Europea, che conferma anche nel 2013 il trend di crescita. A luglio 2014 sono state rilasciate 166 licenze Ecolabel nelle aree urbane che abbiamo considerato. Anche sotto l'aspetto del consumo di suolo non potevamo non analizzare alcuni aspetti. Le dinamiche demografiche che ho appena evidenziato confermano la tendenza a quel fenomeno di espansione delle aree urbanizzate e diffusione urbana, noto anche come urban sprawl. Questo, diciamo, ha formato anche oggetto di un rapporto specifico che abbiamo presentato presso la Camera dei Deputati nella primavera scorsa, il tema più generale del consumo di suolo. E comunque i dati, sul quale ovviamente non posso che tornare a ringraziare l'intero sistema agenziale, ma su questo particolare aspetto i dati evidenziano in quasi tutto il territorio italiano un consumo di suolo che, come abbiamo già rilevato, è elevato e crescente. Come riportato nella mappa tematica della diapositiva che vedete, le più alte percentuali di suolo consumato nell'area comunale tra il 2005 e il 2013 si riscontrano a Napoli e Milano, Torino, Pescara, Bari e Palermo si attestano intorno al 40%. In valori assoluti i valori più alti si riscontrano a Roma, Milano, Ravenna e Torino, con oltre 33.000 ettari persi a Roma e oltre 11.000 a Milano. Tali risultati confermano la necessità di misurare sempre più efficacemente il fenomeno ed estendere il monitoraggio a tutti i comuni, con particolare attenzione a quelli inclusi nelle aree metropolitane. Tuttavia, lo sviluppo urbano ha storicamente dovuto fare i conti nel nostro paese con un territorio morfologicamente difficile. Nelle 45 città studiate dal rapporto, l'area totale a rischio è pari a 244 km². Per quanto riguarda i fenomeni franosi, nel territorio dei 73 comuni studiati, sono state censite più di 14.000 frane. Inoltre sono molto più frequenti precipitazioni di forte intensità e di breve durata. Devo prendere un bicchiere d'acqua, sennò è una... Per quanto riguarda il verde urbano, il rapporto presenta una serie di nuovi indicatori sul verde pubblico e alcuni approfondimenti specifici. La mappa che presentiamo riporta la percentuale di verde pubblico rispetto alla superficie comunale, che rimane sostanzialmente invariata nel periodo 2011-2013 con valori piuttosto scarsi, inferiori al 5%, in circa i due terzi del campione analizzato. La disponibilità pro capita di verde pubblico risulta superiore a 30 metri quadri per abitante in quasi metà dei comuni. La presenza di aree protette incide sul patrimonio di verde di numerose città. Il verde urbano richiede una politica mirata di pianificazione e gestione da parte dei comuni. I dati del rapporto evidenziano come nei 73 comuni sono stati approvati 6 piani di verde, 36 regolamenti del verde e 54 censimenti del verde. La legge 10/2013 prevede l'obbligo per i comuni di redigere un bilancio arboreo e i dati raccolti al riguardo rilevano che in 11,73 comuni sono state individuate una parte o il totale delle nuove piantumazioni effettuate in attuazione della legge. Cerco di andare avanti per non arrivare a 40 slide. Come emerso in questa nelle precedenti edizioni del rapporto, il patrimonio verde di cui sono dotate le città comprende non di rado aree naturali protette, tra cui comprese quelle facenti parte della rete Natura 2000. Nel dettaglio, gli elementi che la compongono sono i SIC, individuati ai sensi della direttiva Habitat, le ZPS, e in alcuni casi queste due tipologie possono essere totalmente o parzialmente sovrapposte. Nei territori di 60 dei 73 comuni è localizzato almeno un sito Natura 2000 e complessivamente 220 siti Natura 2000, dei quali 93 ricadono in un'area protetta. I comuni interessati dal maggior numero dei siti Natura 2000 sono Ravenna, Genova, Trento, Perugia, Roma e Reggio Calabria. Dall'analisi degli habitat comunitario emerge che in 18 comuni l'habitat più diffuso e prioritario in generale, soprattutto nelle città del nord, si ha una prevalenza di habitat di tipo forestale. Ad esempio, tra gli uccelli sono segnalate specie di interesse comunitario in tutti i comuni analizzati. In totale, gli uccelli sono presenti in 194 siti. Tali aree vanno pertanto senz'altro incoraggiate nella pianificazione di città resilienti,
soprattutto considerato che, come riportato nella precedente diapositiva, la maggior parte dei comuni indagati presenta una dotazione ancora scarsa di verde pubblico. E vediamo adesso al numero degli incendi. Altri fattori di pressione e minaccia per la biodiversità locali sono rappresentati dagli incendi boschivi. I dati che abbiamo censito tramite il Corpo Forestale dello Stato per il periodo 2000-2012 mostrano che 15 comuni non hanno avuto nessun incendio sul loro territorio, mentre altri 6 presentano un numero di eventi estremamente basso, inferiore a 5. All'opposto, in 5 di questi comuni si è verificato nel periodo un elevato livello di eventi che vanno da 150 a un valore massimo di 676. Per l'insieme di tutti i comuni, l'anno di maggior impatto è stato il 2003 con 614 eventi e quello di minor impatto il 2010 con 185. In termini di superficie totale percorsa da incendio, l'anno di maggior impatto è stato il 2007 con oltre 10.000 incendi e quello di minor impatto il 2002 con 1.323 ettari percorsi da incendio. Un altro tassello fondamentale della matrice verde urbana e periurbana di molte città italiane è rappresentato dalle aree agricole. I dati Istat provenienti dai censimenti generali dell'agricoltura ci danno informazioni sulle principali caratteristiche e tendenze del comparto agricolo nei 73 comuni oggetto di studio negli ultimi 30 anni. I dati al 2010 relativi agli ettari di superficie agricola utilizzata mostrano una marcata eterogeneità con valori che variano da un minimo di 182 ettari di Cormo al massimo di 44.800 ettari a Foggia. Negli ultimi 30 anni, in 64 città su 73, la SAU diminuisce con valori percentuali compresi tra il -1,4% di Viterbo e -83,7% di Cagliari. Roma risulta essere la città che ha perso più aree agricole in termini assoluti, con oltre 32.000 ettari in meno rispetto all'82, e nonostante ciò resta la città con più aree agricole dopo Foggia. Solo Lecce risulta aver avuto un incremento sostanziale di aziende agricole attive negli ultimi 30 anni, più 196 pari al 9,2%. L'analisi poi è corredata da una prospettiva di genere, capi azienda per genere, da cui emerge che le donne conducono meno di un terzo di queste aziende agricole nei comuni che abbiamo considerato. Al 2012, 64 dei 73 comuni analizzati dispongono di aziende agricole autorizzate allo svolgimento di attività agrituristiche cresciute tra il 2008 e il 2012 del 17,1%. Veniamo al tema della mobilità. Ovviamente si tratta di un tema chiave nella vita della nostra città, ed è un elemento chiave sia per le amministrazioni, sia è indicato come tale anche dai cittadini, che considerano la mobilità come un fattore attrattivo rispetto alla città stessa ed assumono un ruolo molto importante per i servizi pubblici, le infrastrutture di trasporto, gli spazi per la mobilità. Un'analisi molto interessante ci viene fornita anche quest'anno dall'ISFORT, che è l'Istituto Superiore di Ricerca per i Trasporti, che indaga la domanda di mobilità degli italiani. Come abbiamo evidenziato nel grafico, le persone che hanno espresso la volontà di rinunciare o di diminuire perlomeno l'uso dell'autovettura sono passate dal 18,1% nel 2003 al 36,2% nel 2013, e in questo gli uomini sembrano essere più propensi al cambio modale rispetto al genere femminile. Le propensioni per la scelta di aumentare l'uso del mezzo pubblico passa dal 19,1% dei cittadini nel 2003 al 45,5% delle preferenze nel 2013. Scarse inversioni di tendenza in generale per la scelta del mezzo di trasporto preferito per gli spostamenti abbiamo rilevato, e nel 2013 l'auto privata detiene il primato con una quota modale che si attesta sopra al 60%. Ovviamente a una domanda corrisponde anche un'offerta di mobilità pubblica. Vediamo quindi che tipo di offerta abbiamo registrato, e questo abbiamo anche preso fonte dai dati Istat, dove abbiamo registrato una tendenza a preferire, almeno a livello potenziale, il mezzo pubblico, che però risulta non essere questa tendenza sostenuta da un'adeguata offerta di mobilità pubblica, perché diminuisce complessivamente la disponibilità di mezzi pubblici, nonostante una maggiore dichiarata propensione a usare il TPL diminuisce anche l'utilizzo di trasporto pubblico locale, cresce la mobilità ciclabile e parzialmente la limitazione del traffico con ZTL e con sosta a pagamento, aumentano anche i parcheggi di scambio, anche se invece in un terzo delle città italiane diminuiscono, mentre possiamo dire interessanti sono le esperienze di car sharing anche sotto forme innovative o anche di bike sharing che abbiamo rilevato, anche se tuttavia risultano essere ancora marginali rispetto alle dimensioni del traffico veicolare privato nelle nostre città. In controtendenza sono i dati relativi ai sistemi di metropolitana, presenti tuttora però solo in alcune delle nostre grandi città: Torino, Genova, Milano, Roma, Napoli e Catania.
Nel 2012 Roma e Milano, il comune con la rete più sviluppata in termini di chilometri di rete per chilometro quadrato di territorio, seguito da Napoli, Torino, Roma, Genova e Catania. Vedremo poi negli anni successivi quanto la nuova linea di Roma abbia inciso su questa percentuale. Nel medio periodo 2008-2012 cresce anche la qualità del servizio di metropolitana in termini di milioni di posti chilometro offerti, mentre Torino, Napoli, Roma e Milano hanno anche incrementato la densità di stazioni della metropolitana. Il problema della mobilità però riguarda anche le autovetture private, che da anni sono al centro di dibattiti generali, e noi abbiamo preso in esame i principali indicatori della mobilità urbana elaborati per questo rapporto da ACI. Intanto, ovviamente, la crisi economica continua a incidere e ad influenzare pesantemente e negativamente l'acquisto delle nuove auto. Il numero delle radiazioni ha superato in valore assoluto quello delle prime iscrizioni, questo in generale. Poi, esaminando la ripartizione del parco autovetture al 31 dicembre 2013, in base alla classificazione delle direttive europee antinquinamento, a livello nazionale, su un parco auto di quasi 37 milioni di auto, abbiamo ancora 11.600.000 auto con uno standard da Euro 0 ad Euro 2, siamo pari a circa il 31,5%, contro le 15.600 che avevamo nel 2009. Continua a crescere in Italia il parco delle auto alimentate a gasolio, che rappresentano il 40,4% del parco auto totale, che si avvicina sempre più alla percentuale delle auto a benzina, poco oltre il 50%. Nel 2013, a livello nazionale, la quota del parco auto alimentato a GPL supera il 5% e aumenta dell'11% nel periodo 2010-2013, con variazioni più alte a Milano e a Monza. E poi abbiamo anche il tema della diffusione dei nuovi modelli di autovetture, i modelli ibridi o i modelli elettrici, che sono aumentati all'incirca di 8 volte in 2 anni. Tuttavia, in termini numerici, questa variazione si traduce in una quota, direi, marginale del parco auto totale. Nei primi 6 mesi del 2014 sono state iscritte a privati poco più di 8.000 vetture, di cui 123 elettriche e 8.263 ibride rispetto alle 14 elettriche e alle 1.054 ibride del 2012. Per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico, che in qualche modo discende anche dal tema dell'utilizzo delle auto, soprattutto quelle private, abbiamo detto, l'inquinamento atmosferico si pone ormai in termini di emergenza ambientale che riguarda in particolar modo le grandi aree urbane. La mobilità delle persone e delle cose, le attività civili, le attività industriali si traducono in pressioni attraverso le emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti. Il settore maggiormente emissivo di PM10 nei 73 comuni è quello del riscaldamento domestico, seguito da industria e trasporti su strada. In media il contributo fornito dal settore riscaldamento alle emissioni di particolato primario è pari a circa il 43% delle emissioni stimate per il campione di città considerate. Le emissioni industriali rappresentano la fonte maggiore di emissione nelle particolari realtà in cui sono inserite, per esempio Taranto o Terni, mentre i trasporti su strada costituiscono una fonte di emissioni importante, oltre il 20% in 41 delle 73 città analizzate. Nel periodo 2000-2012 le emissioni di PM10 risultano quasi sempre in diminuzione, tranne nel caso di alcune città più piccole, per le quali il crescente consumo di biomassa legnosa per il riscaldamento ne ha determinato un complessivo incremento. Considerando le 73 città nell'insieme, stimiamo che le emissioni del settore industriale e dei trasporti su strada si siano ridotte dal 63% al 50% rispettivamente, mentre quelle da riscaldamento siano aumentate dal 47% tra il 2000 e il 2012, con una complessiva riduzione del 37%. Nonostante l'andamento decrescente delle emissioni di PM10, gli obiettivi di qualità dell'aria che respiriamo continuano ad essere superati. I dati di qualità dell'aria disponibili per il PM10 nel 2013 sono relativi a 65 delle 73 città, come abbiamo riportato nella mappa tematica di questa diapositiva, dove possiamo rilevare il contemporaneo superamento del valore limite annuale e del valore limite giornaliero in almeno una delle stazioni di monitoraggio delle città, che abbiamo indicato con il colore viola, e lo abbiamo osservato ad Alessandria, nell'agglomerato di Milano, a Brescia, in diverse città campane e a Siracusa. In 25 aree urbane, comprese tutte le città del bacino padano, le grandi città del centro-sud e molte altre urbane medio-piccole, si è verificato il superamento del valore limite giornaliero, ma non quello del valore limite annuale. E per contro sono 31 su 65 le aree urbane dove nel 2013 entrambi i limiti sono stati rispettati.
Ovviamente collegato a questo aspetto c'è l'aspetto relativo all'impatto, all'interazione che le varie sostanze immesse nell'ambiente dalle attività antropiche hanno con la componente umana, in particolare con la salute. E sotto questo aspetto il tema della vulnerabilità individuale tra stato di salute gioca un ruolo determinante per il verificarsi degli effetti avversi. Intanto i bambini sono più vulnerabili agli impatti dell'inquinamento atmosferico per diversi motivi, che non ricordo, non voglio ricordare qui perché sarebbe troppo lungo. I dati riferiti al 2013 evidenziano che l'88% della popolazione di queste 66 città per i quali sono disponibili questi dati e che sono esposte a livelli di PM10 maggiori al valore consigliato dall'OMS, 20 nanogrammi per metro cubo, e se si considera il PM2,5, il 95% della popolazione residente nel comune campione considerato è esposto a livelli medi annuali superiori al valore consigliato dall'OMS, e nello specifico l'impatto che l'aria respirata quotidianamente nelle nostre città ha sulla nostra salute viene valutato mediante la stima dell'esposizione della popolazione ad alcuni inquinanti. Questo è un progetto, si chiama EPIAIR, ed è finanziato dal Ministero della Salute e coordinato dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario della Regione Lazio e anche nella seconda fase dai colleghi dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte. I dati significativi emersi da questo progetto dimostrano che su un campione di 15 città sono state evidenziate associazioni tra le concentrazioni in massa del PM10, del PM2,5 e del NO2 ed un incremento sia di mortalità che di ricoveri ospedalieri per malattie cardiache e respiratorie nella popolazione. Per quanto riguarda l'inquinamento acustico, la legge quadro, la 447 del 95, prevede due strumenti per le amministrazioni locali finalizzati alla tutela dall'inquinamento: il piano di classificazione acustica del territorio comunale e il piano di risanamento acustico comunale. Al 2013 il piano di classificazione risulta approvato in 46 città su 73. La legge quadro prevede inoltre che i comuni provvedano all'adozione e all'approvazione di un piano di risanamento acustico comunale qualora risultino superati i valori di attenzione del DPCM attuativo, oppure in caso di contatto di aree anche appartenenti a comuni confinanti cui i valori si discostino in misura superiore ai limiti di legge. Sinteticamente diciamo che al 2013 il piano di risanamento acustico comunale risulta approvato in 13 città. Ad oggi il 52% dei comuni per i quali a seguito della classificazione acustica è risultata necessaria la predisposizione di un piano di risanamento ne ha terminato l'iter di approvazione, e nel 2013 sono 28 i comuni che hanno effettuato interventi di bonifica acustica sul proprio territorio comunale contro i 24 che vi avevano provveduto nel 2012. Nel 2013, nelle 73 città che abbiamo considerato, sono stati effettuati 1.474 attività di controllo del rumore, evidenziando un leggero aumento rispetto all'anno precedente. La quasi totalità dei controlli è venuta a seguito di esposto segnalazione dei cittadini. Le sorgenti più controllate risultano essere le attività di servizio o commerciali, seguite a distanza dalle attività produttive e dalle attività temporanee. Nel 2013, per quasi la metà dei controlli effettuati, è stato rilevato un superamento dei limiti normativi pari complessivamente al 46%, in diminuzione però rispetto al 52% dell'anno precedente. Un tema, e mi leggo anche a quello che diceva nell'intervento introduttivo il sottosegretario De Gani, è quello proprio della sostenibilità e quindi dell'uso efficiente delle risorse. L'aspetto della produzione dei rifiuti nelle aree urbane italiane rappresenta uno degli indicatori di maggior pressione non solo in termini ambientali ma come sappiamo anche in termini economici. Le città oggetto del rapporto sulla qualità dell'ambiente rappresentano nel 2013 il 27% circa della popolazione italiana e il 30% della produzione di rifiuti urbani nazionale. Si caratterizzano per valori di produzione pro capite generalmente superiori rispetto alla media nazionale, che come abbiamo detto nello specifico prodotto sui rifiuti era in diminuzione, e considerando il triennio 2011-2013 poche città hanno un trend crescente in termini di produzione di rifiuti tra quelli in esame, mentre altre, come dicevo prima, riportano addirittura una diminuzione di oltre 100 kg per abitante. In particolare Roma e Milano mostrano una diminuzione sostanziale in termini di produzione pro capite per abitante. E per quanto riguarda la raccolta differenziata, dobbiamo rilevare che i maggiori livelli si rilevano a Pordenone, 77%, Trento e Novara, sempre sul campione delle 73 città analizzate. E per quanto riguarda le frazioni merceologiche, la raccolta della frazione organica, particolare umido e verde, rappresenta il 33,5% del totale raccolto a livello nazionale.
Un breve flash sulla tematica acque, che riveste anche qui una importanza fondamentale nel nostro Paese. Per quanto riguarda peraltro il tema delle acque reflue, il carico organico prodotto dai centri urbani selezionati per questo rapporto risulta quasi sempre superiore a 100.000 abitanti per equivalenti. Le acque reflue urbane che confluiscono le reti fognarie dovranno o devono, a seconda delle scadenze stabilite, essere sottoposte prima dello scarico, come è noto, ad un trattamento secondario, o nel caso di scarico in aree sensibili ad un trattamento cosiddetto più spinto, secondo modalità e scadenze temporali previste nella norma comunitaria. Come per le reti fognarie, anche per le acque reflue depurate, la percentuale risulta quasi sempre elevata nelle città selezionate, pari al 100% in 28 città, compresa tra il 90 e il 100% in 27, tra il 70 e il 90% in 11 e inferiore al 70% in 7 città. Mentre per quanto riguarda la conformità degli scarichi dei depuratori, questa è risultata pari al 100% in 20 città, compresa tra 90 e 100 in 25, compresa tra 70 e 90 in 8, inferiore al 70% in 17 città. Per quanto riguarda la qualificazione dello spazio urbano e dello sviluppo sostenibile, direi che sono molto importanti alcuni strumenti. Acclarato il concetto e acclarato il fatto che occorre ripensare al tema della qualificazione dello spazio urbano, segnalo semplicemente alcuni concetti che secondo noi potrebbero essere, se opportunamente in qualche modo enfatizzati, stressati, sviluppati, portare a un miglioramento complessivo. C'è il protocollo di certificazione Itaca relativo alla scala urbana, il patto dei sindaci che è nato come iniziativa promossa dalla Commissione europea e che può, se opportunamente implementato e attuato, intervenire su settori specifici. Molte delle misure che sono già contenute nei piani d'azione per l'energia sostenibile, che sono relative al settore edilizio, ai trasporti, alle fonti energetiche rinnovabili, possono, diciamo, costituire, laddove attuate, utili strumenti. E infine il ruolo della pubblica amministrazione anche attraverso le figure dei cosiddetti energy manager. Un altro tema che obiettivamente incide sulla nostra analisi è quello degli strumenti di pianificazione locale, che sono poi gli strumenti e le azioni concrete, le risposte concrete che le amministrazioni forniscono. E diciamo, in questo aspetto possiamo anche avere dei buoni spunti di riflessione anche dall'analisi delle città europee. Ma vorrei semplicemente dire che in Italia questa nuova generazione di strumenti di pianificazione, legata a una maggiore consapevolezza verso gli obiettivi di qualità ambientale, definiscono anche questi obiettivi attraverso delle forme di consultazione e partecipazione collettiva. I risultati del monitoraggio 2014 del progetto A21L di Ispra riportano la risposta delle amministrazioni in relazione alla tipologia di strumenti urbanistici utilizzati, non li cito solo per comodità di esposizione. La risposta delle amministrazioni locali, legata all'ordinamento della legislazione regionale di appartenenza, rileva che oltre il 40% delle 73 città che abbiamo analizzato ha utilizzato PRG o PRGC di nuova generazione, il 15% dei quali integrato da piani urbanistici comunali dedicati al coordinamento territoriale in termini di riassetto ecologico ambientale, di trasformazioni compatibili e di valorizzazione storico-culturale. Andiamo all'altra slide. Il principio della partecipazione del cittadino alla vita democratica ha avviato e favorito un'ampia diffusione di strumenti partecipativi presenti nella quasi totalità delle città analizzate. Poi bisognerà, in qualche modo valutarne l'efficacia. Il 55% ha sperimentato lo sviluppo di piani e programmi di rigenerazione urbana sostenibili in una logica di valorizzazione e tutela del patrimonio legata al tema del welfare urbano, rapporto urbanistica-comunità, con la progettazione di spazi e individuazione di luoghi per pratiche di socialità, quale riconosciuto indicatore della qualità urbana. Alcune buone pratiche di queste 73 città: l'importanza della diffusione, della condivisione delle buone pratiche ambientali, intese come applicazioni concrete del concetto di sviluppo sostenibile, è riconosciuta con sempre maggiore consapevolezza da parte delle amministrazioni locali, che sono i principali gestori di queste politiche. L'indagine relativa alle esperienze di sostenibilità locale realizzate in queste 73 città italiane e l'analisi svolta nell'ambito del progetto GELSO evidenzia che le tematiche ambientali predominanti sono quelle relative ai rifiuti, alla mobilità, all'energia, ai cambiamenti climatici e alle certificazioni EMAS. Vediamo qualche buona pratica. In questa slide prendiamo ad esame e presentiamo quelle sui rifiuti. Intanto
possiamo dire che ci sono delle buone pratiche riguardo il potenziamento dei sistemi di raccolta differenziata al fine di massimizzare il recupero di risorse ed energie e di ridurre la produzione dei rifiuti, in particolare i progetti della città di Olbia, Green Service, il progetto Zero Waste della città di Cosenza, che introduce come attività preponderante il principio pay as you throw, cioè paga tanto quanto butti, quanto consumi, se vogliamo, e la diffusione di pratiche di compostaggio locale, collettivo, i progetti di sensibilizzazione della popolazione volti a ridurre la produzione dei rifiuti, citiamo quello di Savona, le cartonieri della Sardegna, ancora Olbia e il progetto Remida a Varese. Per quanto riguarda la mobilità, le azioni realizzate sono finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria mediante l'utilizzo di mezzi ecologici nelle consegne delle merci. E qui voglio citare il progetto Emerald, riguarda i veicoli completamente elettrici della città di Lucca, che ha l'obiettivo di supportare la diffusione commerciale dei veicoli elettrici. Il progetto di Benevento SMUCC, consegne cittadine sempre con mezzi ecologici. Il progetto Smart Bus, che è stato messo in atto dalla città dell'Aquila, ovvero il trasporto pubblico a chiamata con mezzo ibrido diesel elettrico, la diffusione, come già detto, di sistemi di car sharing o bike sharing a Pordenone e ancora l'Aquila, e progetti nel settore della mobilità finalizzati alla prevenzione degli incidenti per una mobilità più sicura, come il progetto ROAD della città di Olbia. Per quanto riguarda l'energia, le esperienze più significative riguardano l'uso di avanzate tecnologie e metodologie per il risparmio energetico, in particolare il progetto Smart Ring dell'amministrazione dell'Aquila, che riguarda l'efficientamento della rete della pubblica illuminazione con l'implementazione di una sensoristica smart che permette di modulare in automatico l'illuminazione in base all'intensità del transito, ovvero anche iniziative che riguardano la produzione di energia da fonte rinnovabile, efficientamento energetico dell'edilizia residenziale e più in generale l'elaborazione di strumenti e metodologie per la riduzione di emissioni di CO2 e dell'inquinamento atmosferico, contribuendo alla lotta contro i cambiamenti climatici. Ancora il progetto LICAD realizzato nella città di Lucca e il progetto CATMED di Benevento. Per quanto riguarda i cambiamenti climatici, voglio citare il progetto Life Plus Factor 20 e con esso l'evoluzione del sistema informativo regionale Energia e Ambiente della Regione Lombardia, che anche attraverso lo scambio di esperienze e di dati con altre regioni, la Basilicata e la Sicilia, rappresenta una duplice buona pratica. Il Mass Shared Utility, che è un progetto finanziato dal programma Intelligent Energy Europe della Commissione Europea, che affronta le problematiche riguardanti la raccolta e condivisione di dati consumo energetico affrontate dagli enti locali nella compilazione di inventari di gas serra e nel cosiddetto PAES, il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile. E infine in Italia vi sono sempre esempi di pianificazione integrata di reti costituite da soggetti differenti in modo da ottenere, grazie, sinergie e vantaggi per tutte le parti coinvolte, in particolare l'esperienza del progetto Life Lux adottato dal Comune di Reggio Emilia. Vado a terminare. Per quanto riguarda il progetto EMAS, per quanto riguarda l'EMAS, l'EMAS si è rivelato nel tempo tra gli strumenti di governo di territorio più efficaci. Nel decimo rapporto abbiamo evidenziato due nuove esperienze di registrazione EMAS, la prima riguarda il comune di Udine e la seconda la provincia di Siena, mentre vogliamo anche qui citare la conferma dell'esperienza della provincia di Ravenna, primo comune italiano con popolazione superiore a 150.000 abitanti, che ha ottenuto nel 2010 la registrazione EMAS, il cosiddetto EMAS Awards nel 2011, e quindi rinnova la registrazione nel 2013, che è un premio riconosciuto a livello europeo particolarmente significativo. Infine, slide 28, è stato elaborato un nuovo indicatore che riporta il numero di siti registrati EMAS per area urbana, un indicatore proposto che evidenzia come la concentrazione maggiore di siti ricade nelle aree urbane di Roma 330 e Milano 154. A conclusione di questa presentazione vi illustro solo due piccole slide per approfondire i contenuti del focus, che è strutturato in tre sezioni: mitigazione, impatti e vulnerabilità e adattamento. Dall'analisi complessiva del quadro predisposto attraverso questo focus possiamo ricavare alcuni messaggi chiave. Il primo, le emissioni di gas serra nelle città dipendono dall'energia. Senza energia il sistema si ferma e la decarbonizzazione si ottiene da efficienza energetica, produzione da fonti rinnovabili e risparmio, il che implica la modifica delle nostre abitudini, il che implica un ragionamento di carattere culturale e una mutata sensibilità rispetto a queste tematiche. Ancora, il successo delle strategie di mitigazione dei cambiamenti climatici a scala urbana dipende dalla capacità di selezionare gli interventi da quelli che possono produrre benefici a scala locale, ma in ambiti differenti, in modo da stimolare azioni di mitigazione e nel contempo produrre situazioni win-win per tutti i settori coinvolti. Quindi è necessario muoverci in un'ottica integrata.
Ancora i cambiamenti climatici e i relativi impatti sono già oggi una realtà nelle nostre città. Basti pensare alle ondate di calore, agli episodi di siccità, agli eventi estremi di precipitazione e hanno conseguenze talvolta disastrose. E qui non ho bisogno di dire altro. E tuttavia, e concludo, l'adattamento ai cambiamenti climatici non è ancora entrato esplicitamente a far parte delle agende politiche locali, se non in pochi casi. Mi fermo qui, credo di essere andato già oltre, di aver abusato della vostra pazienza. Mi scuso anche con i colleghi che hanno predisposto slide e materiali, perché ho necessariamente, diciamo, direi, ho cercato anche di effettuare un'ulteriore sintesi per non tediarvi oltre. Vi ringrazio per l'attenzione e ripasso la parola al Presidente. Un applauso sia per la presentazione sia per la resistenza.